Caruso, benvenuti a Endo Training Channel, il canale che abbiamo costruito in 448 per tenerci compagnia in questo periodo di isolamento forzato. Isolamento forzato ci tiene lontanissimo dalle piscine, motivo per cui questa sera abbiamo con noi Luca Borreca, capo allenatore dei Canottieri Milano. Ciao a Ciao Luca, tutti, benvenuto. ciao, ciao, grazie. Non solo capo allenatore, ma anche tecnico informatico, tant'è che mi ha permesso di mettere questo bellissimo nuovo schermo che fa molto più studio televisivo anziché la televisione di casa mia. Come sempre, per farci compagnia, visto che siamo alla Pericol, io ho la mia, scusate, la mia corona che mi fa compagnia in maniera molto scaramantica, ma ho chiesto anche a Luca di portarsi via una birra e ha scelto. l'Ignusa. Ok, quindi Non questa sera filtrarla. perlomeno non sarò da solo a bere la birra. Allora, Luca, Esatto. per i nuotatori è un dramma cosmico perché è il loro unico sport. Per noi triatleti, come so che sei anche tu un triatleta, anche long distance, oltre che formatore, dopo se vuoi presentati anche in tutta la tua vita, non solo come allenatore di nuoto, stiamo sentendo molto la mancanza della vasca, del cloro, di tutta una parte di allenamento che soprattutto per persone come me che vengono da sport completamente diversi è la parte più difficoltosa. Sì, è un periodo in cui bisogna fare un pochettino di necessità virtù, nel senso che chiaramente non si può nuotare, ma in realtà si può fare pochissimo sport se non fatto in casa in questo periodo, quindi diventa un po' complicato per tutti, non solo per i nuotatori. Diciamo che per i nuotatori diventa è un problema un po' maggiore, perché mi spiace poi dirlo. Ma per migliorare il nuoto bisogna nuotare, perché chiaramente il nuoto ha delle peculiarità rispetto agli altri sport che sono differenti. Primo tra tutto la sensibilità che si può sviluppare solamente in acqua, per cui quando è fondamentale stare in acqua e per quello i nuotatori passano molto tempo in acqua. Tante volte non è la quantità di chilometri che vengono fatti in acqua, quanto proprio la sensibilità, la tecnica. L'imparare a stare in acqua è fondamentale, quindi quella cosa lì sicuramente viene a mancare. E poi chiaramente in acqua cambiano anche gli schemi motori, siamo in un ambiente completamente diverso, utilizziamo muscoli e sistemi muscolari appunto che non siamo abituati a utilizzare normalmente sulla terraferma e quindi per quello poi diventa fondamentale il fatto di stare in acqua, quindi l'immergersi all'interno del liquido. Però, malgrado questo, appunto, possiamo trovare degli escamotaggi in questo periodo per riuscire a, venire fuori da questa situazione o comunque farsi trovare preparati nel momento in cui si spera tra 15-20 giorni, magari potremo tornare a nuotare o potremo tornare ad allenarci. Ok, allora la sensibilità che dicevi è la cosiddetta acquaticità, motivo per Esatto. cui anche nelle giovanili si nuota se non 7 giorni su 7, 6 giorni su 7, proprio per sentire quella diversa sensazione dell'acqua, andare a cercare di prendere più avanti la bracciata. Esatto. Tu hai usato un termine giusto, sentire, proprio andare con le mani, che sono il primo contatto che noi abbiamo con l'acqua, sentire l'acqua, esattamente quello. Per cui è Infatti fondamentale. sono quelle cose che nessun allenatore ti può spiegare, ma devi sentire tu addosso. E magari una cosa che mi hanno fatto notare tante volte, non tutti diventano belli come nuotata, ma Sì. magari vanno veloci perché sentono a loro modo l'acqua e riescono ad avere un risultato che magari cercando la nuotata perfetta noi non otteniamo. Esatto, sì, è quello. Diciamo che il concetto principale è cercare di rendere produttivo al massimo il proprio gesto tecnico. È chiaro che ci sono poi delle linee guida dal punto di vista tecnico da poter rispettare, però, per esempio, mi viene in mente Paltrinieri. Che non è eccezionale da vedere nuotare anche quando le inquadrano, ha questa andatura molto caracollante, no? Però è produttivo, prende un sacco d'acqua, ha una bracciata molto efficace e a suo vantaggio ha che quando poi su quell'andatura un po' così zoppicante mette dentro le gambe, fa la differenza sugli avversari. Per Assolutamente. cui
è sicuramente fondamentale riuscire a rendere produttivo quello che è il proprio gesto tecnico. Assolutamente. Io tra l'altro su Paltrinieri ho avuto anche occasione di discutere con un ingegnere che ho conosciuto in strani momenti, che però come lavoro ha sviluppato dei software che con delle palette quantificano la presa d'acqua, si chiama Nunzio la Notte. E mi diceva, sì, lui rispetto alla Pellegrini ha collaborato ovviamente con tutti e due, collaborando con Nazionale, dice, è bruttissimo da vedere, però quando prende acqua ne prende tanta e va. Assolutamente, le riprese subacquee, noi che abbiamo la fortuna in queste epoche moderne di poterle vedere, danno proprio la sensazione di quello che avviene quando Paltrinieri nuota. E lo stesso vale per la Pellegrini rispetto alle avversarie. Sicuramente ha un talento in più, del potenziale in più, però sicuramente anche quello che succede sotto la superficie dell'acqua diventa fondamentale poi per andare così forte. E poi c'è chi come me non è né bello da vedere né efficiente, e allora finisco la gara quando finisco l'acqua nel triathlon, dopo faccio la mia nella bicicletta, nella corsa. Sì, quella dici. Raccontaci allora, dal punto di vista sia psicologico che fisico, come possiamo andare a tamponare questa assenza di cloro? Allora, guarda, per quanto riguarda l'aspetto mentale, mi piacerebbe parlare un pochettino, un attimo del tempo, visto che comunque io da allenatore col tempo ci lavoro quotidianamente. E il tempo in questo momento diventa una risorsa fondamentale, no? Noi siamo abituati solitamente a entrare in stati stressogeni, così chiamati, perché abbiamo poco tempo per fare tutto quello che vorremmo fare. In realtà, in questo momento la situazione è un po' ribaltata, no? Abbiamo talmente tanto tempo che quasi non sappiamo cosa farne. Allora, un consiglio che mi piacerebbe dare in questo momento è quello di utilizzare il tempo che si ha come un'opportunità, cioè vederlo come un'opportunità, e quindi, diciamo, iniziare a fare. Quindi è il momento buono per pensare a come agire, ed è il momento buono per iniziare magari a pianificare qualcosa nel prossimo futuro. E questo è il secondo consiglio che do. Chiaramente il pianificare in questo momento a lungo termine diventa complicato, perché non riusciamo a vedere più in là del 15 aprile e non sappiamo cosa sarà fino al 15 aprile. Quindi il secondo consiglio è quello di cercare di lavorare su obiettivi giornalieri. Ogni giorno darsi dei piccoli obiettivi da raggiungere in qualsiasi ambito. Oggi noi parliamo di sport, quindi in questo senso in ambito sportivo. Come vi dirò tra poco, ci sono chiaramente alcune cose che possono essere fatte anche a secco per sopperire alla mancanza dell'acqua. Ecco, magari strutturare quotidianamente un percorso che ci consenta di migliorare da questo punto di vista potrebbe essere sicuramente ottimale per raggiungere poi tra 20 giorni, 3 settimane, un mese, quello che sarà, l'obiettivo poi a lungo termine che noi ci siamo dati. Assolutamente. Per quanto riguarda la parte mentale, la parte fisica invece c'è La parte fisica... Ti interrompo un attimo, abbiamo con noi Stefania Pirozzi, della Nazionale di Nuoto. Non so se avete avuto contatti, ma abbiamo la fortuna che ci tiene dei corsi di aerobica, divertentissimi tra l'altro, grazie Stefania. La conosco bene, cioè nel senso la conosco di fama e la vedo agli assoluti, per cui sì. Non la conosco personalmente. Ma... Infatti credo sia lei che ci dice fiduciosi sul 15 aprile, se non altro sarà Pasqua e speriamo che qualcuno ci faccia la grazia. Esatto. Andiamo invece sul discorso della parte fisica. Io sono andato a prendere le mie palette con Esatto, io ho portato qua due tipi di elastici, che uno è questo, la banda elastica, quella separata, diciamo, quella lunga, e l'altra invece è una banda elastica invece, diciamo, di quelle chiuse. Ad anello, esatto. Allora, diciamo che dal punto di vista della preparazione fuori dall'acqua possiamo lavorare su tre aspetti. Il primo aspetto è sicuramente quello di cui stavamo parlando adesso, con gli elastici. Ci sono una serie di esercizi che possono essere fatti sia per prevenzione degli infortuni alla spalla, sia dal punto di vista del potenziamento. E dopo vi mando un link di una serie di esercizi che potete vedere su YouTube.
che possono essere fatti in maniera ottimale anche da casa, per cui non c'è assolutamente alcuna controindicazione per quanto riguarda l'utilizzo degli elastici. Il secondo, diciamo, aspetto che possiamo andare a controllare è quello riguardante il core stability, quindi tutta la parte di stabilità del tronco, fondamentale chiaramente sia nella vita quotidiana ma poi anche in acqua, perché è uno degli aspetti più importanti della nuotata, è poi proprio la postura, la posizione in acqua. E il terzo aspetto è quello del potenziamento. Chiaramente, come ho detto prima, non avendo la possibilità di lavorare in maniera specifica in acqua, quindi potendo lavorare su una programmazione dettagliata in acqua, quello che possiamo fare in questo momento è di andare a lavorare in maniera strutturata sull'aumento della forza generale. Quindi come fate voi con le vostre sedute d'allenamento live, chiaramente è importante seguire quel tipo di programmazione, quel tipo di esercizi e circuiti fatti a corpo libero che possono dare chiaramente al fisico una tenuta maggiore in prospettiva poi di quello che avverrà in acqua tra qualche settimana. Ok, scusa, pensavo stessi finendo ancora. No. Ti vuoi iniziare a raccontarci gli esercizi almeno dopo? Ci sono i video per cui saranno ancora più spiegati. Sì, allora, intanto vi allego qua in chat. Chiedo la regia ovviamente di salvarli in maniera tale che dopo li postiamo assieme ai video su YouTube. Una cosa importantissima per tutti. Se avete domande da fare a Luca, scrivetele in chat in maniera tale che me li segnalano i miei collaboratori che io ho in cuffia, come una vera stazione televisiva. Andando a braccio è più che necessario avere un suggeritore e le facciamo. Ugualmente da Instagram, il nostro canale ripropone l'intervista in diretta, per cui se avete domande noi siamo qua, Luca è qua per rispondere. Io, come vi ho detto, cerco di imparare. Esatto, allora ho messo sulla chat il link alla pagina di YouTube nel quale potete vedere gli esercizi con gli elastici, ce ne sono una serie che potete fare. Allora, ve ne mostro qualcuno di quelli più semplici. Allora, prendendo l'elastico, quello separato, non ad anello, uno degli esercizi classici è quello di lavorare con i gomiti a 90 gradi e allargare e riportare l'elastico alla posizione iniziale. Quindi 90 gradi, apro, chiudo, per una trentina di secondi, pausa e ripeto per 3 o 4 serie. Un altro esercizio da poter fare con gli elastici è nella stessa maniera, sempre elastico chiuso, aperto, posizione delle braccia frontale davanti a voi e anche in questo caso apro e rilascio andare, apro, rilascio andare, anche qui 30 secondi di esercizio, 20-30 secondi di pausa e poi ripeto. Poi abbiamo tutti quegli esercizi che invece servono, diciamo, un po' più per potenziamento, quindi sono esercizi che magari vanno a simulare addirittura la bracciata. Quindi questo non ve lo faccio, non riesco a farvelo vedere per impossibilità di movimento, ma basta legare l'elastico ad un capo, mettersi... piegarsi a 90 come se stessimo nuotando e simulare la bracciata o a delfino o a stile libero. Quindi se si simula la bracciata a delfino, tirare contemporaneamente con le braccia, quindi simulare la passata subacquea e la fase di trazione e spinta fino in fondo, la stessa cosa viene fatta se chiaramente lo facciamo col braccio singolo simulando la bracciata a stile libero. Ok, questi sono gli esercizi principali. Una curiosità mia che mi è venuta nel frattempo, pensando al tuo ruolo di capo allenatore dei canottieri Milano, tant'è che dietro hai messo la tua piscina. La sì, esatto. È casa mia, esatto. Casa nostalgia mia da... e non nostalgia vedi l'ora. Canaglia. Cosa stai facendo fare ai tuoi ragazzi in pausa? Credo che anche loro abbiano i fumi...
dalla sì, esatto, vita. Esatto. Poi io lavoro soprattutto con ragazzi di 15-16 anni, diciamo che il nocciolo duro della mia squadra, del mio gruppo, sono tutti ragazzi di 15-16 anni. Allora, loro ho dato 3 tabelle da seguire in maniera alternata su diversi giorni, per cui il lunedì fanno una tabella, il martedì ne fanno un'altra, il mercoledì un'altra ancora, poi il giovedì riprendono la tabella del lunedì e il venerdì riprendono quella del martedì. Sono chiaramente lavori a corpo libero un po' più strutturati, sono diciamo circuiti di circa 10-12 stazioni e ripetute per un tot di secondi. I secondi di lavoro variano in base chiaramente al tipo di lavoro che avevamo fatto fino a 2 settimane fa in acqua in palestra, quindi i più grandi lavorano su tempistiche più dilatate, mentre i categoria ragazzi lavorano su delle tempistiche di lavoro più ristrette e con pause un po' diverse. Ecco, la cosa che mi preme dire, visto che probabilmente siamo seguiti da persone di diverso livello, è cercare di rispettare quella che è un po' la progressività dei carichi. Cioè non andiamo a lavorare in questo periodo perché abbiamo necessità di dover fare con carichi assurdi da subito. È importante che appunto anche i lavori che facciamo in questo periodo, sia che siano di diciamo mantenimento o che siano di potenziamento, abbiano comunque una loro progressività di carico, perché sennò altrimenti rischiamo di fare più danno che fare invece il lavoro fatto correttamente. Certo. Una mia curiosità, prima ci dicevi gli esercizi possono essere utili anche per il riscaldamento prima di una gara, suppongo. Sì, soprattutto gli elastici. Sì, gli elastici li faccio fare ai ragazzi prima dell'allenamento, sempre come forma preventiva per quanto riguarda gli infortuni alla spalla. Perché comunque utilizzando poi palette o comunque andando a fare lavori di forza in acqua, soprattutto sui più giovani, si rischia magari di mettere a repentaglio, ecco, la loro salute. Fermare i tendini e così via. Esatto, esatto. E prima delle gare, se passa molto tempo tra il riscaldamento e la gara, cerchiamo di inserire questi tipi di esercizi. Quindi è ottimo anche per noi triatleti che già nuotiamo male, facciamo un po' di riscaldamento in quei 10 minuti tra una batteria, prima che partano le batterie, dopodiché abbiamo magari 10 minuti da aspettare perché parta la nostra batteria, perché partiamo ultimi. Assolutamente, assolutamente. Sì, quando si parte ad ondate, sì, per certo. Mantenere un pochettino la spalla al caldo e pronta all'azione, diciamo che l'elastico diventa fondamentale. Un'altra curiosità, se faccio 30 secondi di movimento con l'elastico, il riposo vale come per le ripetute a piedi, deve essere minore del tempo di lavoro o posso anche riposare per più tempo? Allora, il riposo diventa fondamentale tanto quanto il tempo di lavoro. Dipende dall'obiettivo che si ha. Se è un lavoro ad alta intensità, allora posso tenere un riposo più basso, diciamo, di quello del tempo di lavoro. E quindi, naturalmente, riposando di meno, aumento l'intensità del mio lavoro. Se invece il mio obiettivo è, per esempio, quello del riscaldamento pre-gara o del riscaldamento pre-batteria del triathlon, in quel momento io non ho bisogno di lavorare ad altissima intensità, ho bisogno di riscaldarmi, quindi posso fare delle serie, magari di 30 secondi, con 30-40 secondi di recupero, proprio per dar modo al muscolo comunque di recuperare e poi essere pronto per la serie successiva, ma senza andarlo a stressare in maniera esagerata. Ok, grazie mille. Niente. La cosa che avevamo cercato di analizzare quando ci siamo sentiti prima di andare in diretta, ovviamente, era prima o poi torneremo in piscina. Si suppone quindi dopo Pasqua andasse tutto benissimo, ci troveremo come dei bruttissimi anatroccoli, nel senso che quel minimo di sensibilità che si era guadagnata si va a perdere. Avremo una disabitudine a nuotare e tantissima voglia di fare vasche per recuperare il gap da quello che ci aspetta. Sì,
Anche in questo caso il consiglio che do è quello di non aver fretta, perché chiaramente quando torneremo tutti, sia i più bravi, sia i meno bravi, sia i più sensibili all'acqua, sia i meno sensibili, saremo tutti nelle stesse condizioni. Quindi bisognerà darsi qualche giorno, se non qualche settimana, per riuscire a ritornare in range. Magari c'è scritto in chat, potete salutare l'acquaticità. Saluto la mia acquaticità che stavo iniziando a conoscerla e l'ho persa di nuovo. Esatto. Per cui la cosa fondamentale è avere pazienza e darsi del tempo. Chiaramente chi sarà più abituato a nuotare come Stefania probabilmente ci metterà di meno a ritrovarla. Io che magari arrivo dal nuoto, ma non sono più agonista da anni, ci metterò un po' di più, magari tu ce ne metterai un po' di più ancora, però ecco, bisogna cercare di avere un po' di pazienza e in quel caso allora sì, provare a strutturare un programma a lungo termine in base all'obiettivo che poi ci si è dati per poter arrivare in quella situazione pronti. In quel caso, per riprendere velocemente l'acquaticità, sono fondamentali anche tutti quegli esercizi, a mio parere, noiosissimi. Dire Tieni conto che io male. sono l'uomo proprio della strada, quello che va in piscina, non ti dico con i boxer, però dai, scherzi a parte, tutte le rematine e quegli esercizi faticosissimi che ci portano a sentire l'acqua, saranno una quota da inserire necessariamente tutti i giorni. Assolutamente. Allora, tendenzialmente quel tipo di esercizi sarebbero da fare sempre prima di iniziare il nucleo centrale. Sia che uno sia un agonista o un master o un triatleta, dovrebbe sempre farli. A maggior ragione, quando torneremo in acqua, ci sarà da fare più attenzione chiaramente all'aspetto tecnico e di sensibilità, quindi tutta la parte di remate, tutta la parte di prese subacquee, tutta la parte di recuperi subacquei diventerà fondamentale. Il consiglio che do è per chi chiaramente è meno esperto, magari farsi guardare da un occhio esperto, magari esterno, che possa dar loro qualche indicazione se stanno facendo giusto o sbagliato e dove poter correggere se c'è qualcosa da correggere. Certo, un problema di noi triatleti è che magari abbiamo un bravissimo allenatore come ho io, che mi dà dei bellissimi allenamenti da fare e raramente riesce a vedere come sto nuotando, per cui ogni tanto gli mando un video. Attualmente non ho più la camera subacquea perché mi è caduta per strada e si è rotta, per cui non può neanche vedere quello, però deve indovinare come sto nuotando dai miei tempi, dal numero di bracciate che faccio in una vasca e così via. Una mia curiosità. È così necessario fare poche bracciate o sono filosofie molto diverse? Tornando a Paltrinieri che ha un brutto stile, fermo che farà 9 bracciate, 8 bracciate sui 25 metri. Allora, secondo me la bracciata un po' più lunga, per esempio chi fa lunghe distanze, diventa chiaramente più conservativa. Però anche lì poi va un pochettino a propensione personale. Io personalmente la preferisco nelle lunghe distanze, parlo, sempre per lunghe distanze, la preferisco più lunga e cercare magari di andare a lavorare meglio sott'acqua. Ma questo perché chiaramente ho una sensibilità rispetto alla media dei triatleti magari maggiore. Chiaramente poi nel nuoto, anche nelle lunghe distanze, si vedono comunque bracciate diverse a seconda del tipo di atleta. Diciamo che l'ottimo poi ogni atleta lo trova su di sé e in base a quello che poi viene fuori dal riscontro cronometrico, ecco. Quindi c'è un dato che danno alcuni sport watch, che è lo SWOLF, che sono bracciate per vasca più i secondi, che vale molto di più magari che avere poche bracciate ma non essere veloci, tra virgolette. Credo che la Esatto. velocità è un dato relativo assoluto, perché per me è veloce vuol dire nuotare magari 100 metri in 1,30, che è velocissimo, mentre per te 1,30 ti sta riscaldando. Vedo in collegamento alcuni miei conoscenti che nuotano 1,30 tranquilli e rilassati, si fanno 3.000 metri con la velocità, mentre io ho il record sui 100 metri su 1,30, forse con la muta anche, non ricordo. Sì, esatto, diventa così, cioè la velocità poi diventa un parametro relativo in base chiaramente ad ognuno di noi.
Sulle lunghe distanze, una no, polemica, diatriba, diciamo. Le gambe, quanto bisogna usarle? Tu cosa preferisci? Cosa consigli a chi fa triathlon piuttosto che chi fa lunghe distanze? Allora, le gambe, secondo me bisogna fare una distinzione, nuotatore e triatleta. Allora, nel nuotatore le gambe son fondamentali e anche nelle lunghe distanze, adesso prima parlavamo di paltrinieri, nelle lunghe distanze diventano sempre più importanti, quindi per un nuotatore diciamo è un supporto fondamentale alla nuotata e che consente chiaramente un incremento di velocità. Nel triatleta secondo me il discorso da fare è un po' differente, perché comunque il triatleta, soprattutto quello di long distance, all'80% dei casi ha la possibilità di utilizzare la muta. Per cui quando si riesce a utilizzare la muta, se c'è l'utilizzo della muta, la gamba viene comunque risparmiata, perché chiaramente la muta ti consente di galleggiare maggiormente. Quindi nell'allenamento del triatleta diciamo che questa condizione andrebbe valutata proprio in fase di allenamento e capire quanto sia fondamentale allenare le gambe piuttosto che no e concentrarsi magari su altri elementi come ad esempio la presa d'acqua, la posizione della testa. Anche perché un conto è su uno sprint 750 metri e 20 di bici, un altro è su un olimpico 1540, un altro ancora è su un Ironman in cui finiti 3.000 auto di nuoto ci aspettano 180 di bici. Esatto. La differenza sta proprio là. Cioè nel tipo di gara che si va a fare, nel tipo di sforzo che chiaramente viene richiesto in acqua, ma non solo in acqua, vedendo anche poi la frazione successiva, ovvero quella della bici. Per cui sono tutte valutazioni da fare nel momento in cui viene pianificata una stagione e programmato la tipologia di allenamento in base all'obiettivo della stagione. Mi fa molto ridere che in chat mi hanno segnalato nuotavano bene, chi girava 1,30. Dopodiché un altro simpaticissimo mio contatto mi ha scritto: suggerirei distinzione nuotatore, triatleta, Andrea Toso. Che siamo tutti completamente diversi. È una categoria. La mia gara finisce fuori dall'acqua, dopo ho solo partecipazione, pertanto in bicicletta vado fortino, benino, dai. A piedi è lo sport da cui arrivo, nonostante io sia un giocatore di basket trasformato, però è dove ho più competenza. Secondo te, andando a, per dirti, io ho una frequenza passi nella corsa altissima, perché corro a 190 passi, faccio una super fatica a battere i piedi nuotando, a usare bene le gambe. Come posso trasformare quella mia frequenza nel nuoto? Mi fai una bella domanda. Non so se ci sia un legame tra le due cose. La cosa che io noto maggiormente, soprattutto sui triatleti, non è tanto non sono tanto le gambe sbagliate, ma quanto proprio la postura intera del corpo sbagliata in acqua. Per cui sbagliata la postura del corpo in acqua, chiaramente viene meno anche la meccanica corretta della gambata, e chiaramente questa cosa ti porta o a fare più fatica o a non andare avanti. Per cui, ed era uno tra i consigli che volevo dare stasera, è quello proprio di curare la postura in acqua. Io vedo tantissima gente che in acqua sta tutta rannicchiata come se la posizione non fosse naturale. In realtà in acqua la posizione più naturale è quella che teniamo anche fuori dall'acqua, cioè posizione retta, testa, lo sguardo diritto a noi, le gambe completamente in linea con l'acqua, e quella è la postura ottimale. Chiaramente se vado a rannicchiare le gambe, se il mio movimento della gambata ricorda quello che viene fatto in bici, perde di efficacia, e quindi chiaramente non vado avanti o faccio molta fatica, ecco. Ci arriva una domanda da Andrea, triatleta, che dice: mi capita di uscire dall'acqua e avere le gambe molto dure nella bici. Sarebbe meglio usarle meno, quindi nella sua frazione di nuoto? Dipende che cosa fa, cioè nel senso, l'abbiamo detto prima, dipende il tipo di distanza che fa. Chiaramente se fai uno sprint
riuscirlo a usare un po' di più magari ti avvantaggia, perché poi riesci a uscire col gruppo dei ciclisti più veloci, quindi riesci a sfruttare la scia e chiaramente ne trai un vantaggio. Se il discorso che fa Andrea invece è un discorso, diciamo, più sulle long distance, io personalmente direi usale di meno, però poi dipende tutto appunto da cosa uno vuole fare della propria frazione di nuoto. Ecco. Stefania Pierozzi ci dà un consiglio, dice: cerca di tenerle più morbide senza forzare, consumeresti anche molto meno. Esatto, sì. È il discorso che facevo prima, quando uno tende ad avere una postura forzata in acqua, chiaramente la morbidezza di cui parla Stefania viene meno e quindi va a consumare molte più energie. Se uno riuscisse a tenere, come dice benissimo lei, le gambe morbide e quindi avere una posizione ottimale in acqua, chiaramente ha un minor dispendio energetico. Lì è proprio una questione di confidenza con l'acqua, perché probabilmente rimaniamo più rigidi in assoluto in acqua proprio per quel timor panico che abbiamo quando siamo in acqua. Assolutamente. Io nella mia testa ho sempre cercato di usarle poco nei primi due terzi, poi mi direi se sbaglio, cercare di usarle un po' di più per iniziare a scaldarle in previsione della bici. Io mi scuso con i nuotatori perché sono cose veramente becere da triatleti, però visto che Luca fa anche long distance, uso la sua esperienza. Sì, secondo me è un'ottima tattica. A me la tattica della progressione piace molto nelle gare di lunga distanza. Soprattutto per riuscire ad avere poi un ricordo anche buono di quello che è stato fatto in acqua. Quindi la tattica che mi ha appena detto te di gara, cioè partire conservativo per poi usarle un po' di più verso la fine, è la stessa che adotto io ed è la stessa che mi piace allenare quando si tratta di distanze più lunghe. Ecco. Il mio ricordo positivo delle frazioni di nuoto è quando mi tolgo la cuffia, mettiamola così. Che vuol dire che ho finito. Sì, esatto. Io ci scherzo molto, ma sanno anche i miei compagni di squadra che vedo collegati, quello è il mio dramma, ma d'altra parte sono quasi perfetto in tutto, qualcosa devo cederlo al mondo. Io ricordo a tutti, se hanno altre domande da fare, nel frattempo andiamo avanti con le nostre chiacchiere. Una progressione delle gambe, esatto. Andrea prova a fare proprio la progressione delle gambe. Andrea, ti pongo una domanda io. Che distanze tendi a fare? Più distanze corte o più long distance? Puoi parlare se vuoi, Andrea. Ah, ok. Andrea, ti hanno aperto il microfono, grazie. Sprint olimpico. Sprint olimpico, ok. Ok, grazie, quindi Andrea. L'utilizzo delle gambe comunque è importante, per cui secondo me riuscirla a utilizzare nella maniera migliore e come ha detto Andrea, fare una progressione può essere un'ottima tattica per arrivare con le gambe non distrutte, completando la frazione in maniera ottimale. Esistono degli esercizi a secco per imparare a battere le gambe? Perché in piscina ci mettete sul bordo, tenere il bordo e via di o tavoletta, che è ancora peggio dal mio punto di vista, e imparare a sentire il movimento. A secco posso mettermi su un puff rigido e battere le gambe a vuoto, addominali, core. Allora, come ti ho detto all'inizio, il discorso riguarda sempre l'acquaticità, quindi chiaramente più il gesto tecnico si riesce a fare nell'ambiente in cui tu poi vai a riprodurlo, meglio è. Un esercizio alternativo che potrei proporvi di fare, ma non a secco, però sempre in acqua, è magari provare a fare gambe in verticale, appoggiate alla corsia o attaccati alla tavoletta, e provare a capire come cambia la vostra sensibilità o come cambia l'efficacia della gambata a seconda di come proprio vengono messe le gambe in acqua. E provare a farlo in verticale. Ecco, quello potrebbe essere un consiglio per iniziare a capire maggiormente, visto che lì non devi far metri, si può lavorare anche a secondi, però serve per capire appunto il tipo di movimento e come iniziare a correggerlo.
Quindi un lavoro praticamente da pallanuotista galleggiando, battendo le gambe, dici? Sì, 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 in verticale e battendo le gambe sul posto, diciamo, appoggiati alla corsia o appoggiati a una tavoletta e stare sul posto, muovendo le gambe in verticale. In quel caso si cura molto la postura del corpo, quindi si cerca di non basculare in avanti con le spalle, di non andare in giro lungo la corsia, e stando sul posto provare a battere le gambe, cercando di capire quando le gambe lavorano meglio e quando lavorano peggio. Quindi magari anche andare a sbagliare apposta per poi andare a correggersi, per vedere come cambia poi effettivamente la presa dell'acqua con le gambe. Cercare di variare quindi il movimento da quello che crediamo sia il nostro meglio per cercare nuovi... Esatto, esatto, esatto. Ti pongo le ultime due domande perché mancano 7 minuti. Sì. Primo, acque libere. Alcuni si trovano meglio, peggio in mare, meglio in lago e così via. Ci sono diversi, come posso dirti, stratagemmi per affrontare l'uno e l'altro? Te lo chiedo da triatleta, non tanto da allenatore di piscina. Allora, il mare ha sicuramente il vantaggio di tenerti più a galla, ma ha lo svantaggio che molto spesso trovi onda, puoi trovare onda, quindi in quel caso anche inserire all'interno dell'allenamento degli esercizi in cui si alterna la respirazione laterale a quella frontale, scusate, può essere ottimale. Il lago, diciamo, ha una componente psicologica forse un po' più rilevante perché è un po' più dark, per cui anche quell'aspetto lì non è da sottovalutare, soprattutto per chi non è avvezzo alle acque libere. Sicuramente ha una componente di movimento, diciamo, di acqua, di onda, inferiore rispetto a quello del mare, però ha l'aggravante che uno, molto spesso nell'acqua di lago, l'acqua è pesante, perché è realmente pesante, cioè si galleggia di meno, e poi appunto abbiamo l'incognita sempre del buio sotto di noi che può provocare chiaramente disagio alle persone, e diversi triatleti che io conosco in lago nuotano poco volentieri. Sì, beh, poi ci sono i laghi spaventosi, tipo il lago di Como, che è un lago nerissimo. Esatto, bravo. Stavo pensando proprio a quello. Ho avuto attacchi di panico in allenamento nel lago di Como, perché guarda che per fortuna sei a distanza, per i colpi di tosse sai che in questo periodo sono pericolosissimi. Ok, e per dirti, a me è capitato di trovare onda a Sirmione, uscendo alla prima boa, esci 400 metri, e lì hai un'onda vera che ti contrasta. Acqua pesante, onda, e io ho pensato, volete anche darmi 2 sberle in testa, che poi capita ovviamente nel triathlon, però è una condizione terribile. Sì, sì, sì. Però passata la prima boa, hai l'onda laterale e passa molto il fastidio. L'ultima cosa, ne avevamo parlato in chat privata, prima di entrare in diretta, io ho notato in prima persona una differenza enorme psicologica tra i teenager agonisti uomini e i teenager agonisti donne. Secondo te c'è una componente psicologica diversa per cui anche a livello mondiale, ma in tutti gli sport più o meno, tolto il calcio, che comunque sono bravissime le donne, ma gli uomini hanno una storia maggiore, le donne stanno vincendo tantissimo in Italia? Sì, sì, negli ultimi anni c'è stata questa tendenza ad avere delle donne vincenti. E prima ti dicevo, quando ci siamo sentiti prima del collegamento live, che io alleno, ho avuto la fortuna di allenare e alleno delle ragazze molto forti, e le mie più atlete più forti sono state donne. Ne faccio una questione di determinazione: una volta che loro hanno bene in testa l'obiettivo, ci arrivano molto più facilmente, non dal punto di vista dell'allenamento, cioè diciamo che dal punto di vista dell'allenamento ci danno dentro molto di più, ma proprio dal punto di vista della costanza, della voglia di arrivare, per cui probabilmente la discriminante è questa. C'è una componente psicologica di dedizione, se vuoi, che le rende più forti. Esatto, sì.
ci arrivano un commento che l'ho pensato anch'io mentre ne parlavamo. I problemi nelle acque libere sono acqua torbida, e va bene, e soprattutto i mostri marini che sono le meduse. Perché quando sei in mare e inizi a sentire voci che ci sono meduse e poi magari le vedi, a me è capitato di sentirmi i piedi battere tipo Will Coyote quando parte a correre. Seconda cosa, la domanda effettiva è: esiste un esercizio che tu vedi fare che dici proprio è meglio non farlo perché è praticamente inutile o non è così efficace come si crede? Questa è una bella domanda. Più che esercizi inutili, tenderei a dire, diciamo, una programmazione che magari comprende esercizi poco affini a quello che si va a fare. Per cui magari è bene affidarsi a qualcuno che in questo caso sappia di nuoto e riesca a dare dei consigli ottimali appunto per poter fare degli esercizi che poi abbiano un'efficacia in acqua, piuttosto che andare a lavorare su aspetti che poi in acqua non vengono mai toccati. Ecco, questo sì. Inutili no, perché poi magari si scopre che esercizi all'apparenza inutili poi possono servire, però magari messi assieme o presi singolarmente potrebbero sembrare tali. Ecco, per cui è sempre bene avere un'idea di quello che si vuole fare, è sempre bene avere un'idea di come programmare la propria sessione d'allenamento o le proprie sessioni d'allenamento e quindi cercare di far diventare utili anche quegli esercizi che magari visti di primo acchito potrebbero non sembrarlo. Ti pongo l'ultima domanda, perché siamo veramente in chiusura. Secondo te le Olimpiadi arriveranno, le sposteranno, le rimanderanno? In questo momento forse sarebbe più intelligente pensare di rimandarle. Non so, sinceramente, dal punto di vista economico, quale sia l'impatto, la perdita, esatto. Per cui io credo che fin quando ci sarà la possibilità, una finestrella aperta per poter fare in modo che gli atleti completino appunto i loro 4 anni di preparazione, perché poi noi ne parliamo come se fosse nulla, però per molti atleti sono 4 anni di preparazione e fa la differenza attaccarci altri 365 giorni di allenamento per poi arrivare pronti all'anno prossimo eventualmente. Quindi io spero vivamente che per tutti gli atleti che sono preparati per arrivare pronti a Tokyo 2020 le Olimpiadi si possano fare. Chiaramente bisogna considerare poi anche la realtà dei fatti, che in questo momento dice tutt'altro. Chiacchierando con qualcuno mi diceva molto probabilmente le sposteranno, perché arrivare a delle Olimpiadi senza la Russia, dove sono tutti squalificati per doping, la Cina, dove probabilmente non potranno muovere gli atleti perché erano in quarantena, ma a questo punto, se tutto il mondo è in quarantena, il problema va anche un po' a cadere. Spostare anche di un mese prevede un carico di lavoro completamente diverso e per atleti in età avanzata, come può essere la nostra Federica Pellegrini, credo che si stia lavorando da almeno un anno in previsione di arrivare a quei giorni con un certo tempo, certo. Bisogna pensare che comunque gli atleti di alto livello, come per esempio anche Stefania, sì, programmano la loro stagione al giorno, quasi all'ora dell'appuntamento, per cui chiaramente dover modificare in maniera repentina una programmazione creata ad hoc per arrivare in forma a quel giorno, in quella data ora, per poter fare la gara della vita, diventa complicato. Infatti, se abbiamo ancora Stefania, io le darei voce per sentire anche la sua opinione, ma non la vedo, credo che sia uscita, perché ovviamente... No, non c'è più. Niente. Mi sarebbe piaciuto avere anche il suo parere, perché le voci che ho sentito... Esatto, faremo una pericola anche con Stefania magari. E mi hanno detto oggi che probabilmente avremo il presidente della Federazione Triathlon ospite con noi, e me lo auguro, perché così
il mio primo, la mia prima domanda sarà se mi fa fare tutte le gare con muto e braccioli, che saranno fondamentali per arrivare sano e salvo e per non lasciare mio figlio orfano. Perché comunque le gare sono iscritto, per cui vorrei arrivarci. Ringrazio Luca, ringrazio tutti. Grazie a voi. Posteremo anche su Instagram e sul commento al nostro video, che verrà postato anche su YouTube, il link con gli esercizi che ci ha consigliato. In qualsiasi momento avessimo bisogno ti ricontatterò. Quando vengo a Milano vengo in pellegrinaggio e a prendere il sole nella tua bella piscina. Saluto tutti, vi ringrazio, vi ricordo che domani ci saranno nuovi appuntamenti con Endo Training Channel. Domani sera un appuntamento imperdibile sarà con Stefano Baldini, campione olimpico, allenatore tra l'altro di Valeria Strano, che abbiamo avuto ieri sera ospite, allenatori di tantissime promesse a livello nazionale e internazionale, di cui ci parlerà della situazione che stiamo vivendo noi runner per la strada, in cui sembriamo, e sui social, in cui sembriamo veramente degli untori, cosa che decisamente non è quello che si crede, però ne parleremo con lui, che è una, come posso dire, è una fonte più seria di me. Vi ringrazio ancora, io sono Andrea Toso, siamo su Endo Training Channel, ci vediamo domani per nuovi programmi. Grazie a tutti e buona serata.